Gruppo parte da lì, il gruppo parte, arriviamo fino a metà campo, poi ci giriamo e torniamo indietro, d'accordo? Facciamo due volte e poi ci giriamo. Alle gambe, vai, vai, porta via. Oh, Andrea, devi andare lì, lascialo ormai, lascialo, uno, due, Andrea, non c'è più niente lì, dopo, dopo. Dentro, dentro, non posso fare questo.
tiro a terra, porta via! Voi come siamo dominanti mentre a disposizione? Fatemi vedere. Allora adesso ragazzi dobbiamo capire, su questo campo non possiamo giocare a mille, d'accordo? Però dobbiamo fare lo stesso il movimento per evitare che mi faccia uno spacco in direzione, va? Ovviamente quando lui ti prende non lotti più, vai a terra. Ok. Ascoltate bene, per andare, quando andiamo a terra, per avere la posizione vincente secondo voi, cosa devo fare? Una palla? Per essere vincenti, secondo voi le spalle come devono essere per essere vincenti? Verso di là o verso la laterale? Verso la linea di meta avversaria o no? No? Vado io avanti. Per essere vincente sono così o sono così? Quindi quando cado giù, secondo voi, cadrò così, devo cercare di cadere così. Cosa succede se cado così? Guardate. In questo momento qualcuno può rubarmi la palla. Guardate, posso rubarmi la palla così. Se sono così, vedete, mettono le mani sulla palla. Allora, è così che vi do adesso. Quando andate a terra, pensate di fare meta, giusto? Fare la meta è col corpo così e dopo fate questo. D'accordo? Va bene? Proviamo? Quindi il portatore cerca di, ovviamente non va a mille, però spinge un po' per essere in questa posizione vincente, quindi lo fai con lui ancora, fagli vedere, difendi, vai. Vai. Prima devi fare deciso, vai giù e poi metti dietro, ancora, vai. Vinci, avanti. In avanti. Allora, tu devi pensare, adesso lui fa finta, però tu, se lui non ti placca, andresti avanti. Quindi tu come stai spingendo, d'accordo? E dobbiamo capire questo, perché se no dopo il campo, dopo ci fanno capire delle cose strane. Adesso non andate a mille, però provate, immaginate di andare a mille. E quindi devi cadere verso l'avversario, vai, verso la linea di mezzo. Vai, di qua, con la avanza così a terra, adesso gira e metti dietro. Oh, è un doppio movimento. Va. In questo momento, dove dobbiamo andare a pulire, secondo voi? Qual è il punto di riferimento del primo che va a pulire? La palla, quindi cosa devo fare? Metti un avversario. L'avversario dove lavora? Qual è? Quindi lui ha fatto la palla. Quindi quando mi alzo, perché vado? Non mi sbaglio mai, ma quindi ho visto qualcuno che fa così. Cosa succede se mi sbaglio? Sbaglio e lui cosa fa? Quando arrivo, se arrivo da qua, immediatamente la palla. Da qui non c'è nessuno, bene, il primo va. D'accordo? Se c'è lui sta venendo qui, buono, spazio via. Il secondo viene verso la palla, ok? Verso la palla, se non c'è nessuno la raccoglierà. Se c'è qualcuno qua, quindi non perdiamoci a destra e a sinistra, d'accordo? Va bene? Adesso abbiamo tre difensori. Però uno dietro l'altro. Adesso andiamo, facciamo la fila. Dai, veloce. Facciamo vedere loro che c'è qui. Quindi ha, vedi c'è la palla. Perché c'è quello, dai. Dopo, due. Dietro. 3 metri dietro fila. E 3 metri. Fila, sì, qui. Vai lì. Ti giri, 3 metri dietro là. Buono. Ok, cosa sarà? Fermo. Siete tutti in posizione uguale o andiamo a tre? Com'è la cella di attacco? Portatore, voi, uno, destro,
sinistra e uno in mezzo, ok? In questo caso possiamo, se lui gioca e sta a disposizione, se lui va a terra come fa adesso, vai sul placcaggio, fermo, cosa voglio che fai? Voglio che vai contro così, torna indietro. Abbiamo detto che vai addosso, cerchi di batterlo. Cerca di batterlo, vai. Ecco, vai giù e poi metti dentro, buono. Intervieni, ok? Spazza via, buono, gioca. Legame, aiuto, vai a
Quando mi sembravo, anche se lo prendo, non mi
facciamo tu e lui, vediamo il tempo perché devi arrivare. Fammi la finta qualche volta, non sto parlando di qualche volta. Ok, avete visto, hai ancora un attimo di ritardo, perché? Perché io sono in piedi e ce l'ho fatta, quindi come fai a sapere la distanza di lui? Va bene, va bene. Lui deve essere proprio dietro il sedere, eh? Aspettare un attimo, però essere già in posizione. Come vedete, ma anche prima che io faccia questo, lui deve anticiparmi. Rifallo e vediamo se vince. Vediamo se hai trovato la posizione. Oh, già meglio. Avete visto? Allora, lui, rispetto a lui, è il suo amico più grande. Avete un amico del cuore? Sì. Avete un amico del cuore, no? Amoroso se volete? Certo. Sì. Ok. Allora, un fratello. Lui è il vostro fratello. Ok? Lui, il primo sostegno, è il vostro amico più grande. Se lui arriva in ritardo siete fregati. Provate a pensare questo quando sostenete. Il mio grande amico, il mio grande amico deve essere subito lì. Va bene? Ok? Quando spazzo via, dopo cosa devo fare? Quindi, spazzo via, niente, spazzo via me. Arriva grande. Avrai un altro lancione, prende la palla. Ok, se è libero, cosa deve fare? Partire. Partire. Piano veloce. Veloce. E chi deve avere dietro di lui? Sostegno. A che distanza? Più vicino possibile. Poi può essere, se ce ne sono due come saranno? Tutti e due nella stessa parte? No, non è così. Uno che arriva, se vedi lui lì, dove ti metti? Se lo vedi lì, dall'altra parte. Se arriva un altro, dove si mette? Dietro. Ok, avete capito? Quindi io mi alzo, devo essere a una certa distanza. Allora lui parte, diciamo che io sono un altro difensore, vieni, parti. Ah, vieni, cosa fai, giochi? La continuità, ecco. Allora, l'esercizio è solo la primo momento, la dopo continua a diretta, giochi con continua a diretta, ora continua a diretta, ok, immediatamente, però continua a diretta per vincere cosa dobbiamo fare? Chissà, vedete il fondamentale dell'attacco, cosa vuol dire? Adesso lui vuole fare continua a diretta invece della là, come fa a fare continua a diretta? Vieni, fai la finta, dietro sull'asse, il sostegno, e adesso fa continuità diretta. Così può fare continuità diretta se io sono addosso? No. Quindi continuità diretta si fa male. Quando il difensore è poco. Quando l'attaccante com'è rispetto al difensore? Dominante o dominante? Dominante. Quindi dominante cosa vuol dire? Lo batto, dai, prova a battere. Sì. Oh, avete capito? Però mi deve battere, deve andare sulle mie braccia. Thank you.
quando vai a terra, voi dovete alzarvi quando c'è il contatto e venire a pulire. È simile all'esercizio di prima, se no lavoriamo più sulla qualità, va bene? Lavoriamo più sulla qualità del punto di colpo. Quando c'è il contatto, quindi alzi e vai a contendere. Proviamo a vedere. Gioco! Prima, oh, stop. Voi partite quando lui va a contatto. Vai, pronti ancora. Vai, veloce, basta, bravo, bene, buono. Cosa lavoriamo quindi? Sulla rapidità e sulla precisione che abbiamo visto. Se c'è bisogno di andare in due a pulire, andiamo in due a pulire. Se vediamo che c'è solo uno, l'altro può raccogliere e battere l'altro. È finito così. E poi abbiamo altri quattro. Quindi abbiamo tre stazioni, ok, lavoriamo sulla qualità, va bene? Vai. Due difensori, un piede e una pancia a terra. Vai, veloce. Siamo fatto di là. Vedi? Importante sulla palla, sempre lui bloccato.
Ah, ora spingi così. È questo, tutti fate così. Così. Lasciate cadere, sbattere come delle banderuole, vi fate male. Allora adesso, questa era la prima parte, abbiamo fatto la rana. Quando la palla esce, cosa giochiamo? Continuità diretta, sopranumero, giusto? Qui andiamo alla seconda parte del gioco. Quindi la palla esce e noi giochiamo contro un difensore, un difensore, un difensore. Va bene? Voglio vedere continuità diretta, e cercare di battere e liberare la palla. Va bene? Avete capito? Siamo chiariti o una cosa strana, non avete capito cosa ho detto? Per esempio, mettiamo tre difensori uno dietro l'altro, a 5 metri uno dall'altro, si possono muovere solo lateralmente, ok? 5 metri uno dall'altro. E noi come siamo? Uno, e tre, ok? Va bene? Quindi, se lui va su questa, se si batte di qua, su questa spalla, sarà questo il suo punto, cosa succede? Lui è impegnato qua. Arrivano a tutti i sostegni, loro fanno, è molto larghi, secondo voi è un po' più stretto. Più stretto, perché non si sa mai cosa succede. L'ultimo che parte dalla parte dall'altra, se l'altro di lì, sarà la giocata di uno, oppure adesso dobbiamo anche terminare la parte. Lui parte di qua, lui inizia lì cosa fa? Con la mano, lui riesce a dare la parte, la metà la prima, quindi sono i Bill Williams, ok? Poi cerchi di batterlo. E dove è che ha bisogno? Lo vado a giocare. Lascio giocare un po', guarda un po', se riesce a superare perché se no la vado. Allora, quindi, numero uno, il portatore deve essere bravo a fare cosa? A le sue mani. Ti chiedo una cosa, secondo voi, per non farvi prendere dalle sue spalle, il mio cambio di direzione, la mia
tuffo prima. E gli sono andato vicino o gli sono andato lontano? Allora, provate, sicuramente il pilone farà più fatica, quindi il pilone farà un po' fatica a andare via, però provate lo stesso, vi potete aiutare un pochino, anche se non potete fare il frontino, però potete aiutarvi lo stesso. Quelli dietro cosa devono vedere? Se io riesco a superare, la palla è per questo, giusto? Se io non riesco a superare, la palla per chi sarà? Per questo, quindi o gliela do in qualche modo o gliela do così, va bene? Quindi siamo attenti, sosteni, attenti, lasciatelo giocare, sono andati di addosso, va bene? Adesso facciamo. Però facciamo un po' interessante, coinvolgi e giochiamo, sentiamo la comunicazione da dietro, chi arriva che vuole la palla, va bene? Facciamo tre corridoi veloci, dai, allì. Le squadre di prima, forse tre squadre, giusto? Ce la facciamo giocare un corridoio, un corridoio, un corridoio. Corridoio di 3-4 metri. Ok, bene, dai. Andiamo, andiamo. Anche questo. Guarda, Lauro di là. Andare a terra, capito? Non si può andare a terra. Invento degli esercizi per stare in piedi, magari. Intanto andare nel fango sono da poco. Posso anche chiedere... No, adesso non c'è un problema. A Raffaele se viene domani. Oggi gli ho detto che non avevo bisogno di lui perché... Però se fai l'onore di Raffaele qua dentro, che dici te? Io direi di sì. Sì? Sì? Perché? Cioè, perlomeno la superficie è piana. Se devi farlo il campo da noi... Oh, vedete, l'ultima mezz'ora cosa non giocato, non sei disponibile lui. Che stasera dormite. Buono, eccolo qua. Buono, buono, eccolo qua. Buono, eccolo qua. Bravi. Oh, bravissimo, bravissimo. Dai, quattro qua, quattro qua. È la cosa. Oh. Dai. Un difensore più qualche difensori. Allora vediamo cosa
facciamo i blu che vengano qua, così dopo li finiamo. Il difensore, i due difensori pancia a terra, venite qua vicino. Quello che avete fatto prima. Pancia a terra. Vicino. Pancia a terra, buono. Un attaccante blu. Buono, con due compagni, pancia a terra. A destra, da sinistra, un mediano. Poi 4 o 5 giocatori che vanno in attacco. Facciamo 1, 2, 3, su il sostegno dietro, sull'asso interno, ok? E qua abbiamo 3 difensori, 2 difensori più 2 difensori dietro, 2 difensori davanti, più 2 difensori dietro sulla linea di media, ok? Cosa succede? Questo gruppo gioca solo qua, questo gruppo gioca da qua fino là, quindi può giocare a largo, può giocare negli intervalli, può giocare con l'interno, come volete, va bene? Questi difensori, una volta che la palla è uscita, potete alimentare la linea, cosa fate? Se c'è il punto di incontro, quindi qua. Vai, contatto, placcaggio, buono. Cosa succede? Voi vi alzate, voi due vi eravate, alzate, voi vi alzate. Pieno. Via, pulizia, ok, buono. Palla libera, mediano di mischia. Voi siete due difensori, attenzione, guardate, qui c'è difesa. Giocatore, vieni qua a mettere guardia 1, buono, apri la palla, facciamo, difendiamo, ok, lo giochiamo, bene, possibilità diretta, segnalo. Se la palla è uscita e tu non sei impegnato, puoi venire a alimentare ancora. Sono due, più gli altri due difensori dietro, poi erano due difensori dietro. Buono, cosa succede? Dice che sono già le 7. Uno, due, vediamo.
manco un portatore. No, è un attaccato di fede, andiamo. Due difensori. Avvicinati, avvicinati, avvicinati. Ancora, ancora, buono. Va pure, va pure, va pure. Subito. Via, vai. Chi era lui che è entrato? Alzati in piedi. Gli devi andare a sostenere. Allontanatevi un attimo. Fermo, ok. Come dietro. Guardate fermi come siete. Fermi dove siete. Avanza. Se lui va a contatto, chi è che va a sostenere? E chi sono i più vicini? Uno, interno, esterno. Quando lui va al contatto, cosa dovete fare? Dovete venire vicino. Controllare un attimo questa distanza, se lui sta muovendosi, se ha contatto, dovete farlo. Venire immediatamente, quando va a terra, lavoro di prima, dove è la palla, lì. Ok, buono. Se non c'è nessuno ripartiamo, ok? Rifacciamo gli stessi, pronti? Piano di mischia, piano di mischia. Allora, se quando la palla esce veloce, non c'è nessuno nella parte 1, buono, puoi partire, quindi mettiamo, cerchiamo tutti gli spazi in questo caso, cerchiamo. Uno, due. Thank you.
si può ragionare così, si può dire che la difesa è molto forte, vero? Se la palla è recuperata. È il nostro caso, se non vuoi. Cosa succede spesso, ragazzi? Cosa succede spesso quando andate a contatto? Ok, la palla va in avanti. Poi spesso cosa succede? Perché la palla non viene liberata velocemente? Bravissimi. Allora, quando volete fare, siete bravissimi a fare mobilità diretta, però dovete giudicare un momento in cui non si può fare. Dovete diventare bravi e bravi, non è che si diventa bravi. Ok, continuità diretta, c'è spazio, la do. Oppure mi giro, la do. Ma quando sono in mezzo agli avversari, vedo che non è più possibile, allora devo non fare mettere le mani sulla palla. Capito? Allontanarla, passarmi dietro il lavoro che abbiamo visto prima, spazzare via e giocare la calcio. Lo vediamo un po', eh? Quindi continuità diretta quando si può, e quando non si può vuol vedere il pugnale del mio. Dai, cambiamo ancora di se lui sta qui, a lui fa. Ah, sì, sì, poi capito, penso che apprendano di più e di più. Ma è come sempre quando c'è uno nuovo. Chiaro, come quello, no, è, però bisogna anche, dire, poi fa bene. Va bene anche noi. Sì, sì, certo. C'è sempre qualcosa da imparare, no? Era di traverso. No, ma era dall'altra parte, deve rientrare, perché la regola dice. Fuori voi due? Perché c'è la gente dentro. C'è sempre più di troppo. Uno in più per parte. Non si accorge. Sì, uno in più da ogni parte. Ma dobbiamo mettere gli avversari, ma dobbiamo far mettere le mani sulla palla. Vai un po' Thank you.
Giovanni, sei tutto te. Stavo dicendo. Thank you.
basta, no, ci vuole un altro, qua, su fuori, adesso, dietro, 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 vale, dietro, 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 pallone, fare qualcosa di... come sono ragazzi giovani abbiamo bisogno della realtà, di giocare a grande, non di simulazione, ci siamo 14 anni per facessimo male, quindi col pallone è un po' difficile placare davvero e giocare, però siete stati bravi perché avete capito piano piano cosa più bravo questo atto di correggere, va bene? Spero che abbiate avuto qualcosa che vi aiuta a migliorare le vostre conoscenze del gioco. Cosa avete? Sicuramente qualcuno di voi che è una cosa che vi è rimasta impressa, che sicuramente farà meglio nel prosieguo del campionato. Una disposizione. Ditemi una per uno. Messa a disposizione della palla, sì. La pulizia. Continuità in diretta come fa? Continuità in diretta. Sostegno, pulizia. Sarete amici, il primo sostegno, amici. Se siete amici così, quelli che lo guardano non siete tanto amici, la palla la portiamo. Quando vedete un compagno che va al contatto, i più vicini sono i suoi più grandi amici. E allora la palla esce e dopo gioca il nostro compagno. L'importante è questo. Grazie mille per l'entusiasmo. Facciamo un saluto insieme, il solito ringraziamo. Sono tutto nostro.